vincono entrambe le compagini in testa alla classifica del girone D di terza categoria, quello della delegazione di Catanzaro, e allungano sulle inseguitrici. Veniamo quindi al dettaglio. Vince bene la sua partita nell'anticipo di sabato la Goodfellas in trasferta contro la Kennedy per 3-0, e vince anche il Tiriolo ancora più nettamente 7-1 contro l'ultima in classifica, il Grifone di Catanzaro. Detto delle prime due, dobbiamo dire che le inseguitrici si annullano, diciamo, a vicenda, nel senso che la partita finisce in parità 3-3, il che consente al Girifalco di mantenere la terza posizione con 4 punti di vantaggio sullo Staletti. Ma la nostra redazione girifalcese ci fa notare un bel gesto di fair play che si è verificato proprio nella partita giocata a Girifalco, con le due squadre che si sono date battaglia per tutti i 90 minuti, battaglia sportiva come si dice, e che poi alla fine hanno avuto un gesto davvero sportivissimo, nel senso che il Girifalco che trova il gol del 3-2 su una brutta, diciamo, anche goffa autorete del Staletti, sbagliando la squadra ospite, consente al Girifalco di andare in vantaggio, il Girifalco concede la palla alla squadra avversaria e in pratica consente il gol del pareggio al 90esimo proprio della fine della partita, per quello che potrebbe essere un punto ciascuno, ma significa anzi perdere due punti, visto che il Girifalco era andato in vantaggio. Ci piace segnalare questa cosa perché nel mondo di oggi non sempre succedono fatti di tale fair play sportivo. Per continuare l'analisi dei risultati, dobbiamo dire che il Cortale vince la propria partita interna contro l'Atletico Feroleto, rimane in quinta posizione, mentre per il resto sapete che qui non ci sono retrocessioni, tutto quanto si svolge nel campionato per la lotta per la promozione per i 3 posti disponibili per andare in seconda categoria. Perde il Maida a fronti contro l'Excalibur e pareggio tra di loro Serra Stretta e San Pietro Apostolo, per completare appunto il quadro di questa bella giornata di campionato che ha vissuto, come dicevamo, su questo bellissimo episodio che si è verificato a Girifalco.